Bellero l'ha vinto. Bellè, ci sei in chat? Scrivi un messaggio. Attenzione, attenzione, Bellero si becca l'emblema. Allora, sarebbe molto carino che chi vince l'emblema poi c'è taggasse su Instagram. Allora, facciamo così. Alla fine e all'inizio di ogni attività vi regalo altri emblemi. Bene, quindi ora ci facciamo l'allineamento astrale, facciamo un po' di roba e finito l'allineamento astrale ne facciamo di altri, va bene? Quindi l'obiettivo dell'attività è, guardate, questa è una bella opportunità, perché anche per chi mi segue che non conosce il gioco, vive un po' la mia stessa esperienza grazie a voi che siete invece esperti. Allora, se chiedi proprio l'obiettivo a livello proprio di storia, qui c'hai il massimo esperto che ti può raccontare perché facciamo allineamento astrale. Divus. L'obiettivo in game è ammazzare chiunque. Ah sì, l'obiettivo in game sì, ma usciti tutti, cioè. L'obiettivo invece, diciamo, di significato è allineare queste quello linee profondo che si muovono tra i piani, okay, e salvare delle tecnidi che sono delle specie di maghe di Marasov, della Gedenso. Praticamente sono inseguite da Xivorat, che è la sorella di Oryx e di Savathun, e noi dobbiamo tirarle fuori allineando i piani. Titani feccia. Intanto vado. così a caso ho sentito un titani feccia, vabbè. Però io sono titano feccia, cioè aggressività, basta. E non ho guardato voi come classi come siete messi, ragazzi. Allora, io sono main strega da main titanide. Da tempo. Sono un dinosauro. Il boss è appena fatto un missile. Non so se è finito. Il boss tocca trovarlo, tocca vedere qual è quello vero, mi sa che è questo. È quello qua che sta camminando per terra. È questo in mid, sì. Guardalo. Maledetto. Xenofagia. Madò, la pistola d'oro. Guardalo, Elite. DPS. Ho la pistola d'oro sestina dorata, tra l'altro. Sì. Voglio fare il pistolero. Preferisco essere un dinosauro piuttosto che avere il falconotte stasera. Eppure salvati l'oristicamente la Bungie, infami, quindi ce li teniamo. Dici, eh? Sì. Questo qua, infame! Ecco. No, è immune, maledetto. Dovrà carico. A me è immune. Basta. Ah, io ho l'inventario pieno per i dolci, ma può davvero essere? È possibilissimo, sì. Mangi possibilissimo. È sparito. Quello laggiù, da Elite, la mano. Stai a fa cazzotti? Arrivo il missile. L'hai fatta a cazzotti? No. Ma a cazzotti? No. Lo volevo missilare. Che famo? Un po' di una crogiolata? Vai, ci sta. Vai. Alla vigilanza. Allora, ne facciamo un'altra? Dai, ci sta. Sì, dai, che carino. Dai. Boom, e vendica. Dicevo. Chi è che si sta fomentando? Io, tantissimo, crogiolo, ragazzi. Perché ci stanno prendendo tutte le zone. Oddio. Torre d'avorio, a me piaceva quella dell'ascensore, Torre d'avorio piaceva tantissimo. Bella, sì.
Mi stai sbloccando tanti di quei ricordi che... Ma questo giorno G non puoi dire, ma è un po' un tryharder. Prossimo passo T-bag proprio. No, regà, il T-bag è pesante. Cioè, allora, qui 1v1 Only Yotun, eh. Only Yotun, esatto. No, via tutti qua. Ah, Divus! Si vola. Questo è lo spirito proprio del divertimento puro, cavolo, su cui piange maestra quando... Queste modalità sono proprio il cazzeggio di Bungie all'ennesima potenza. E dovrebbero farne di più. Lo dicevo così, raga. Sono le cose che funzionano, cioè loro le... sono cose dove veramente puoi stare lì a giocare per ore, cazzeggiare, te la racconti, ma non ti incazzi nemmeno, perché comunque è veramente divertente. È come il cuscinetto antistress. Hai fatto terra bruciata sotto di me. No, Divus! Grande, Lore. Io ovviamente quando ho la super attiva non trovo mai nessuno, eh. Un grande classico. Anche una mappa di 3 metri. No, no, pure tu c'hai lo Yotun, Manu! Andrò deluso! L'ho visto lì, era proprio surprise, surprise, motherfucker. Hai visto un lampo di luce rossa? No. Chi è che mi segue? Divus, chi è che mi segue? Divus. No! La Stasi, no! Divus! No, brother, no! Troppo figo. Vuol dire morte. Tu. No, non t'ho preso! Brucia, brucia. Vado, sono... Vabbè, niente, vabbè. Morte degli architetti Divus, cosa? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ma no, ho sbagliato il lancio, raga. Possibile che nessuno non ha ancora t-baggato nessuno, raga? Non fate i bravi, eh? Qualcuno t-baggi. Devo t-baggare the beard, ma... eccolo lì! Avevo un po' di decenza conservata ancora. Che bravi. Eccolo, eccolo, adesso t-baggo. Ciao, salve a tutti, qui è Divus che vi ulta. Che figata. Momento codici, vai. È tutto finito, raga. Spero comunque che vi siate divertiti. Disculati, si sono presi l'emblema. Tutti gli altri se la sono presa un po' in quel posto. Però è stato bello vedere lo spam di crossplay in chat, è stato un piacere, raga. Bene, ragazzi miei, noi ci si aggiorna domani. Vi ringrazio per la serata passata insieme, il pomeriggio e tutto il resto, a chi ha subato, a chi ha partecipato all'evento, a Bungie che ci ha dato la possibilità di regalarvi qualcosa. Sicuramente ne faremo di altri, sicuramente, ma non so quando, ma tanto lo facciamo sapere, va bene? Arrivederci.